Quante volte, ragazzi, mi avete chiesto come editassi i video qua su YouTube? E allora oggi con questa guida voglio andarvi a spiegare come li edito io attraverso Premiere Pro. Faremo un tour di questo software e andremo a vedere come aggiungere gli zoom, le dissolvenze, i vari effetti di transizione ai vostri video. Non andremo ad analizzare ogni strumento di Premiere, ma solamente quelli più utili nel campo dell'editing su YouTube. Vi ricordo e mi raccomando di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di venirmi a trovare in live su Twitch e su Facebook Gaming. Come sempre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer. E trovate anche il nostro sito internet Improve Your Streaming con tantissimi servizi in ambito streaming. Vi lascio subito alla intro, buona visione! Come sempre questo video è offerto dai nostri amici di Oned e oggi andremo a vedere le loro emote animate. Cosa c'è di meglio delle emote di Twitch? Sicuramente le emote animate di Twitch. Tieniti pronto perché Oned ha tirato fuori una perla fantastica, ovvero le nuove emote per i vostri iscritti animate. Questi vivaci compagni conquisteranno il cuore dei tuoi spettatori in un batter d'occhio. Oned TV è il più grande store per streamer al mondo, con più di 1000 emote aggiungibili immediatamente nel tuo canale Twitch. Cosa stai aspettando? Aggiungi subito 8 emote animate e statiche al tuo profilo. E non dimenticarti di utilizzare il codice streaming per avere subito il 50% di sconto. Allora, partiamo col video editing vero e proprio. Qui siamo su Premiere Pro. Ho preso una clip del mio secondo canale. Mi raccomando, fate un salto anche sul mio secondo canale perché pubblico ogni settimana tantissimi video. Questo qui è un pezzo di video senza editing, vi mostro com'è fatto. Visione numero 1, quella vista da fuori. Visione numero 2, quello che in realtà è. Un po' come quei meme, come sei, come ti immagini. Allora, questa qui, come vedete, è una clip piena di spazi che dobbiamo andare a togliere. Quindi, per andare a vedere meglio la traccia, teniamo premuto Alt più rotella e andiamo a zoomare, in modo tale che riusciamo a togliere meglio gli spazi. Premiamo la C, oppure andiamo a cliccare su questo simbolino qui, che è lo strumento lametta, e iniziamo a tagliare i pezzi che non ci servono, ovvero quelli senza audio. Clicchiamo qui e clicchiamo qua. Andiamo a togliere tutti i pezzi dove praticamente non ho parlato. Rotella più Alt indietro per zoomare indietro. Andiamo di nuovo a zoomare avanti, sempre con Alt più rotella. Togliamo questo spazio qua, zoomiamo indietro. Ora, come vedete, abbiamo tagliato 3 pezzi di clip che non ci servono. Se premiamo la V di vaso, oppure clicchiamo su questo strumento qua, ritorniamo sullo strumento selezione e possiamo andare a selezionare parti di clip. Attenzione, perché se ci avviciniamo al pezzo dove abbiamo tagliato apparirà questo simbolino qui. Invece noi dobbiamo andare a selezionare la clip. Se facciamo fatica, Alt più rotella, zoomiamo, così riusciremo a cliccare meglio la nostra clip. Con queste qui vuote dobbiamo farci in realtà nulla, perché dobbiamo eliminarle, quindi canc, clicchiamo di nuovo canc, clicchiamo di nuovo canc. Ora dobbiamo andare a stringere la clip, quindi dobbiamo andare a eliminare gli spazi vuoti. Allora, o banalmente clicchiamo e lo spostiamo verso l'altra fino a che non si scontrano, oppure molto più semplicemente tasto destro elimina salti. Tasto destro, elimina salti. E così abbiamo radunato la nostra clip. Andiamo a vedere il risultato finale. Clicchiamo su play. Visione numero 1, quella vista da fuori. Visione numero 2, quello che in realtà è. Un po' come quei meme, come sei, come ti immagini. Direi decisamente meglio. Ora andiamo a vedere come si fanno le dissolvenze e le transizioni. Quindi ci spostiamo con la rotella. Vedete, se non premo Alt, possiamo spostarci nella traccia. Possiamo farlo anche con questa barra qua sotto, solo che come vedete è molto più rapido, quindi con la rotella è un po' più preciso. Di nuovo Alt più rotella per zoomare la nostra traccia. Clicchiamo in un punto a caso per spostare il nostro cursore. Per andare a inserire una nuova dissolvenza dobbiamo essere sugli effetti. Vedete che io sono già qui sugli effetti, pronto alla ricerca. Nella barra qua su scriviamo dissolvenza, basta scrivere in realtà disso. E qui abbiamo tutti i tipi di dissolvenza. I primi tre riguardano l'audio, gli altri invece riguardano il video. Noi andremo a prendere la dissolvenza adattiva e l'andremo a trascinare semplicemente all'interno della nostra clip. Vedete che qui arriva sulla clip, diventa arancione, lasciamo e la dissolvenza è applicata. Premiamo su play oppure su spazio. Un po' come quei meme, come sei, come ti immagini. Come avete visto, parte con la dissolvenza. Un po' come quei meme. Possiamo in realtà la dissolvenza regolarla, quindi torniamo indietro. Clicchiamo proprio sulla dissolvenza. Vedete che se vado sopra alla dissolvenza qui appare un simbolino strano. Quel simbolino strano è la nostra transizione, quindi clicchiamo sulla dissolvenza. In alto a sinistra, se non vi appare, dovete andare su controllo effetti, ma sicuramente vi apparirà. Vedete la nostra dissolvenza, eccola qua. Possiamo allargarla, quindi facendo così, possiamo allargarla per rendere la dissolvenza più lunga. Vedete che si è allungata anche sulla clip. Lo possiamo fare da di qua, oppure lo possiamo fare addirittura dalla clip direttamente. Quindi trascinando possiamo allungare la nostra dissolvenza e l'effetto sarà questo.
clicchiamo su play, un po' come quei meme, come sei, come ti immagini, quelle robe lì. Quindi la dissolvenza è molto lunga, c'è una parte dove addirittura lo schermo è nero fino a che non va a dissolversi. Ora la riportiamo a una dissolvenza decente, quindi la riportiamo qua, un po' come quei meme. Ok, ci sono tante altre transizioni disponibili e tanti effetti. Alcuni devono essere scaricati perché non ci sono di default. Cancelliamo disso da quassù e scriviamo ad esempio zoom. Come vedete da me ce ne sono tantissimi perché li sono andati a scaricare. Volevo cercare lo zoom di default, quello di Premiere Pro. Eccolo qua, dentro transizioni video, video immersivo, troviamo la cartellina zoom e dentro zoom abbiamo lo zoom incrociato. Lo zoom incrociato in realtà ha un bel effetto nonostante sia di default. Come si applica? Allora lo trasciniamo come abbiamo fatto con la dissolvenza e lo possiamo applicare, come tutte le transizioni, anche per la dissolvenza, lo possiamo applicare sulle due tracce insieme. Quindi lasciamolo in questo punto. E ora vediamo cosa succede. Quelle robe lì. Allora, vista da fuori è bellissima. Questo qui è l'effetto zoom, molto carino, di default. Potete allungarlo o stringerlo, quindi potete andare quassù e stringere lo zoom in questo modo e renderlo più veloce. Da fuori è bellissimo. Vedete, così è un po' troppo veloce, quindi dovete andare a regolarlo in base a quanto volete che la transizione sia rapida. Fuori è bellissima. Questo qui è un effetto transizione di default. Vi mostro una delle transizioni che vi dicevo che non è di default, quindi è da acquistare esternamente, ed è fra queste due clip. Fuori, cazzo, che figata, fai... Questo effetto qui è un effetto che ovviamente non è presente su Premiere Pro, dovete acquistarlo a parte. Ora vi faccio vedere un altro effetto molto carino e lo andiamo a applicare su questa clip corta. Creator, lavori col web... Questo qui dove dico lavori col web, andiamo ad applicare l'effetto earthquake, che è l'effetto terremoto. Scriviamo earth, prendiamo il primo, lo trasciniamo qua. Vi ricordo che anche questo qui è da acquistare, quindi non lo troverete all'interno di Premiere Pro, però guardate che bello effetto che dà. Premiamo play. Fai il content creator, lavori col web, fai video. Questo effetto qui viene utilizzato spesso nel mondo di YouTube per, diciamo, quando la gente sclera. Quando la gente sclera va a applicare uno di questi effetti lavori qui. Col web. Ora vi mostro come andare a creare degli zoom sulle vostre tracce. Selezioniamo queste tre qui insieme, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Le spostiamo un po' più verso destra. Con la rotellina del mouse andiamo a centrare le tre tracce. Spostiamo il nostro cursore trascinandolo. Arriviamo qui e in alto a sinistra abbiamo il controllo effetti, dove abbiamo posizione, scala, rotazione. Abbiamo tantissime componenti che ci servono per andare a creare il nostro zoom. Mettiamoci all'inizio della clip. In questo modo. E qui possiamo andare a selezionare l'animazione scala. Se noi la attiviamo, qui andremo a inserire un keyframe. Questo keyframe lo possiamo lasciare a 100. Spostiamo il nostro cursore in avanti, lo spostiamo in questa zona qui e si sposterà anche nella nostra traccia. E andiamo a cliccare qua, togliamo 100 e mettiamo ad esempio 120 e facciamo invio. Abbiamo creato due keyframe, uno da 100 e l'altro da 120. Che cosa significa? Che nel tempo di arrivo da questo keyframe a quest'altro keyframe, lo zoom sarà graduale. Quindi andiamo a cliccare su play. Fai video su YouTube, gioco. Come avete visto, lo zoom è stato graduale. Fai video su YouTube, gioco. Possiamo creare un altro tipo di zoom, che è quello non graduale. Lo possiamo fare in diversi modi. Se abbiamo una clip staccata, è molto semplice. Se invece lo dobbiamo fare dentro una clip tipo questa qui, dobbiamo posizionarci dove vorremmo che lo zoom, tipo facciamo finta che ritorni a 100 istantaneamente, quindi ritorni alla posizione di default, ovvero questa. Allora ci posizioniamo dopo il 120, in questo punto ad esempio. Andiamo a creare il nostro keyframe, lo clicchiamo, e poi semplicemente cliccando questo tasto qui, quindi ci spostiamo di un solo fotogramma in avanti, andiamo a cancellare il 120 e lo riportiamo a 100 e facciamo invio. Con un solo fotogramma abbiamo fatto da 120 a 100. Possiamo fare anche il contrario, anche da 100 a 120. Infatti ora lo andremo a fare. Facciamo la stessa cosa, andiamo a selezionare la clip più avanti. Dato che qui abbiamo già un 100, clicchiamo semplicemente il keyframe, questo qui, tac, così abbiamo selezionato già il 100, andiamo avanti di un fotogramma. Stavolta non basterà cliccare perché sennò riapplicheremo di nuovo il 100, invece lo dobbiamo andare a modificare, quindi clicchiamo qua, cancelliamo, mettiamo 120, invio. Ora abbiamo selezionato un altro keyframe, però questa volta sarà da 120. Risultato finale. Giochi, no? Come avete visto ci sono stati due zoom. Giochi. Uno indietro e uno avanti di nuovo. Quindi abbiamo fatto due tipi di zoom, avanti e indietro. Se invece vogliamo applicare lo zoom a una traccia intera, facciamo l'esempio di questa, e qui vedete che lo zoom non c'è fra queste due qui, vogliamo applicarla su tutta quanta, basterà semplicemente fare così. Andiamo a cliccare sulla scala e facciamo 110. Non dobbiamo andare ad attivare l'animazione se vogliamo che la scala comprenda tutta quanta la traccia e non solamente un pezzo. Guardate il risultato. No, parli, vieni. Appena termina questa traccia, ritorniamo di nuovo a 100. 100. 110
100 di nuovo. Quindi il 110 riguarda solamente questo pezzettino di traccia qui. Ora vi mostro come andare a inserire una canzone. Io qui ho una playlist di canzoni tutte quante free copyright. Basterà trascinarla all'interno della traccia, nella parte bassa. Come vedete abbiamo tre canali audio e tre canali video. Se ce ne servono di più possiamo semplicemente fare tasto destro, aggiungi tracce. Scegliere di inserire più di una traccia. Vedete qui c'è l'uno, possiamo mettere, che ne so, tre. E verranno inserite tre tracce video e una traccia audio. E anche il dove. Possiamo inserirle dopo la V3 oppure dopo la V1. Quindi si andrà a inserire tra la V1 e la V2. Facciamo un esempio, clicco su OK. Vedete, abbiamo inserito tre tracce dopo la V1. Ctrl Z per tornare indietro. Tornando a noi, questa qui è la traccia audio che abbiamo inserito, quindi la nostra canzone, che avrà un volume spropositato, quindi non si sentirà praticamente null'altro che la canzone. Proviamo, clicchiamo su play. Hai video su YouTube, giochi. Esagerata. Per andare a regolare i volumi, clicchiamo sulla traccia della canzone, tasto destro, guadagno audio, e qui, regola guadagno, andiamo a inserire un meno, facciamo 30 dB, e clicchiamo su OK. Riproviamo. Fai video su YouTube, giochi, no? Parli, vieni pagato per... Direi che è decisamente meglio. La canzone deve essere di sottofondo, non deve prevalere sulla voce. La stessa cosa la possiamo fare sulle tracce audio dei nostri video, perché una traccia video ha sempre applicato una traccia audio. Può essere vuota, può essere piena, ma comunque c'è. Tasto destro, guadagna audio. Possiamo andare a aumentare, che ne so, di 5 decibel, e clicchiamo su OK. Come vedete l'audio è aumentato, infatti la mia voce sarà più alta. Fai video su YouTube, giochi, no? Parli, vieni pagato. Queste due tracce invece le abbiamo ancora sotto, quindi sono ancora a 0. Queste qui invece abbiamo fatto un più 5. Ctrl Z per tornare indietro, perché l'audio della voce va bene così. Volendo possiamo anche separare le tracce audio dalle tracce video. Tasto destro, scollega. E così la traccia video è separata, avremo solamente l'audio. YouTube, giochi. Oppure avremo solamente il video. Quindi possiamo anche separarle. E possiamo andarle anche a riunire. Quindi le riselezioniamo entrambe, tasto destro, collega. E così sono tornate a essere un'unica cosa. Quando avete finito di tagliare tutta quanta la vostra clip, come vedete anche una clip semplice spesso va tagliata tanto, perché magari uno sbaglia a parlare, perché magari vi soffermate troppo su un punto, quindi poi lo rimuovete, oppure avete degli spazi vuoti e dovete andare a toglierli. Quindi comunque il lavoro del taglio è veramente, insomma, lungo. Una volta terminato e applicata la canzone al di sotto, vedete, io adesso vado a sistemare la canzone, facciamo finta che questa qui sia la clip. Se non basta ovviamente la musica, dovremo applicare più di una traccia. Però adesso ce la facciamo bastare così. Dobbiamo andare a inserire una intro e un outro, quindi una intro e un end card. L'end card è quella che vedete al termine di ogni mio video. Questa qui è l'end card. Questa qui serve per inserire il logo del vostro canale qui, per far iscrivere magari le persone al termine del video, e ovviamente per far vedere il video prossimo, quindi quello successivo. Pertanto l'end card è davvero utilissima nel campo YouTube, quindi vi consiglio vivamente di metterla. Insieme all'end card, come vi dicevo, c'è anche l'intro. Questa qui è l'intro del mio canale. Questo qui è un esempio di intro. Potete applicarla dopo qualche secondo dall'inizio del video. Quindi io di solito parlo all'inizio, dico le mie cose, dico iscrivetevi al canale, eccetera, eccetera. E poi metto la intro. Dopodiché parte il video. Oppure potete applicarlo immediatamente all'inizio. Io vi consiglio di fare due chiacchiere prima e poi applicare l'intro. Un po' come i miei video. Basta vedere semplicemente il mio primo canale per capire come strutturo tutto quanto. Un'altra cosa utile che vi consiglio sono le call to action, tipo queste qui che applico io nei miei video. Anche queste le trovate nel web. Non posso dirvi dove, perché essendo partner owned purtroppo non posso dirvi dove. Però si chiamano call to action e se ne trovano una miriade. Ce ne sono di diversi tipi. Questa qui è per Twitch, questa qua è per Instagram e questa qua invece è per il like, l'iscrizione al canale e l'attiva la campanellina. Tornando a noi, dopo aver applicato la nostra intro, la nostra end card, la musica, dopo aver tagliato tutto, messo le dissolvenze, le transizioni, eccetera eccetera, ci manca solamente l'esportazione. Possiamo esportare tutta quanta la nostra traccia senza fare distinzione di quello che è presente all'interno del progetto, quindi in questo caso esporteremo anche dei pezzi vuoti, quindi senza nulla, perché come vedete da qua, da questa qui, a qua c'è 1,5 km, potrei avvicinarle ma è per farvi l'esempio. Oppure possiamo andare a selezionare delle parti, quindi cliccando su queste graffe qui, clicchiamo qua e andiamo a spostare il cursore verso la fine e clicchiamo quest'altra, quindi le due graffe. Zoomiamo con Alt più rotella, andiamo a metterle bene, quindi andiamo a metterle proprio attaccate alle tracce. Spostiamoci con la rotella per andare a fare la stessa cosa all'inizio della traccia. Anche qui la attacchiamo. Perfetto. Alt più rotella indietro. Siamo andati a selezionare questa porzione. Quindi
quando andremo a esportare, esporteremo solamente questa. Questo è un tipo di esportazione. Andiamo a cliccare su file, andiamo su esporta, file multimediale. Noterete qua sotto che la traccia selezionata parte da qui e arriva qua. Quindi non è tutta, è solamente un pezzo. Infatti quando andremo a esportare esporteremo solamente questo pezzo qui. Dopodiché andremo a selezionare il formato H.264. Clicchiamo qui su predefinito e andiamo a selezionare YouTube 1080. Andiamo a cliccare sul nome output e mettiamo magari il nome del video. Questo qui lo chiameremo prova. Selezioniamo un posto dove andare a appoggiare il video. Adesso io lo metterò qui su download a caso. Facciamo salva. Il resto lo possiamo lasciare tranquillamente com'è e facciamo esporta. Il video inizierà a renderizzarsi e dopo qualche minuto sarà pronto, ovviamente in base alla vostra CPU. Bene, abbiamo terminato l'esportazione del video. Qui andiamo a togliere col tasto destro, facciamo cancella attacco e stacco e togliamo le barre che abbiamo inserito prima, perché se vogliamo esportare tutta quanta la nostra traccia possiamo tranquillamente farlo, quindi non abbiamo bisogno di andare a inserire i marcatori. Se ne andiamo a unire, tasto destro elimina salti, facciamo l'eliminazione di tutti quanti i nostri salti che avevamo creato prima, quindi facciamo finta di avere tutta quanta la traccia intera, quindi non abbiamo bisogno di marcatori. Andiamo semplicemente a fare file, esporta, file multimediale, e come vedete possiamo fare la stessa cosa di prima, quindi andremo a selezionare il formato predefinito, daremo un nome al nostro file e poi faremo esporta. In questo caso vedete che tutta quanta la traccia è selezionata, dura 5 minuti e 49. E questo qui è tutto il video completo. Bene, siamo giunti al termine di questo video, spero tanto che vi sia stato utile per la realizzazione dei vostri video YouTube. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di venirmi a trovare in live su Twitch e su Facebook Gaming. Qui sotto in descrizione vi lascio il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer e vi lascio anche il nostro sito Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo alla prossima, buona streaming e editing a tutti!